Allora ragazzi, salve a tutti, buongiorno. Era un po' che non registravo video, era qualche giorno, o meglio forse qualche settimana. Oggi sono arrivato un po' prima in ufficio, non ci sono ancora i miei colleghi, per cui mi sono detto perché no, perché non registrare un nuovo video. Oltretutto ieri c'è stato, come tutti saprete, l'evento Apple. Che ha portato l'iPad 2. Quali sono le novità rispetto all'iPad 1 o all'iPad standard? Sostanzialmente un processore più veloce, la grafica più performante, l'aspetto estetico, quindi il design completamente diverso e due fotocamere. Questo è in sostanza sono le novità e non so, forse ci aspettavamo di più, forse non sapendo neanche cosa aspettarsi di più, però comunque siamo rimasti un po' dai forum che ho visto, che ho potuto vedere, un po' tutti delusi, tra virgolette. La memoria sarà la stessa identica, quindi 16, 32 e 64. I prezzi sostanzialmente rimarranno invariati, dovrebbe almeno essere, ed è sceso ovviamente, come ci si poteva aspettare, l'iPad standard, ed è sceso di prezzo. Che dire, insieme all'iPad 2 è stato presentato anche iMovie per iPad, che non si è ben capito se funzionerà anche sull'1, e GarageBand. Poi ci sarà anche Front Row, ma quello lo porterà in realtà l'iOS 4.3 che uscirà l'11 marzo, come appunto uscirà l'11 marzo anche l'iPad 2 negli Stati Uniti. Per l'Italia dovremo aspettare, mi sembra, il 25, se non vado errato. Niente, non so, ripeto, forse magari ci aspettavamo quantomeno il Retina Display. E a questo punto non so, vedremo gli applicativi che usciranno per iPad 2 che escluderanno l'iPad standard per poter decidere se prenderlo o meno. Anche perché poi dovremmo, essendoci stati abbattimenti di prezzo per il vecchio, di 100 euro circa, almeno per il modello full, per disfarci del nostro dovremmo, diciamo, scendere di prezzo abbastanza. Stavo cercando già da prima che uscisse l'iPad 2 di vendere il mio modello di iPad, ma non ci sono riuscito, pur decidendo di perderci dal prezzo di acquisto 150 euro. Niente, che dire. Attendiamo l'uscita il giorno 11, vedremo gli applicativi che verranno sviluppati per questo nuovo iPad e poi vedremo gli sviluppi. Sostanzialmente sono state queste le cose presentate da Steve Jobs. Ripeto, iPad 2, iMovie e GarageBand. E Front Row. Questo è Cover Flow, mi sembra. No, Front Row, Cover Flow. Queste mi sembrano le ultime da parte di Apple. E niente, io vi saluto. Questo è stato un breve video, tanto per farvi vedere che comunque ci sono ancora, non sono sparito. E ci sentiamo alla prossima. Ciao, a presto.